Prego, pubblico ministero. Sì. Allora, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. L'inquinamento probatorio del 6 ottobre 2010 con una rapida sintetica analisi per poi arrivare all'analisi del capitolato testimoniale. Ricorderete, perché l'ho illustrata, l'intercettazione 5482 del 17-10-2010. 12.01 e 17 secondi intercorsa tra la Minetti, la signora, l'imputata Minetti e Maristella Polacco. Ricordiamo che ho analizzato questi brani dialogici captati laddove le due interlocutrici si mostrano perfettamente a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni rese da Emma Luccherina e il pubblico ministero. È per questa cosa qua, perché lui me l'ha detto, e per questa cosa qua perché è successo un po' un casino, perché sta stronza della Rubi ha detto delle cose, capisci? Amò, cose pesanti, dice la signora Minetti, l'imputata Minetti, su tutti, anche cose non vere. Che noi ne combinavamo di cotte e di crude, amò ci ha sputtanato. E poi dice a un certo punto la Minetti, eh sì, amò, sì, ma comunque guarda che io oggi vado da quello che la segue, praticamente mi dice tutto quello che ha detto alla sua vita. Bene, la conversazione intercettata in analisi esprime una notevolissima rilevanza probatoria. Dal suddetto brano dialogico emerge nettamente come le interlocutrici della conversazione, ovvero Nicole Minetti e Maristel Polanco, il 17 ottobre 2010 sapessero che Emma Luccherina, intesa Rubi, aveva reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulle serate di Arcole e conoscessero il contenuto delle stesse. Si dà però il caso che il 17 ottobre 2010 le indagini preliminari fossero ancora in corso. Nessuna discovery era stata effettuata, doveva imperare il segreto investigativo, ed il primo articolo giornalistico sul cosiddetto caso Rubi venne pubblicato a cura de Il Fatto Quotidiano il 26 ottobre successivo. Viene addirittura convocata una riunione con alcune delle partecipanti alle scene di Arcore, tra cui la signora Minetti e la signora Polanco, per discutere delle dichiarazioni rese da Emma Luccherina all'autorità giudiziaria. Presumibile ritenere che alla riunione ci fosse anche Silvio Berlusconi. E comunque, come facevano Nicole Minetti, Maristel Polanco ed altri a sapere che Emma Luccherina aveva reso dichiarazioni all'ufficio del pubblico ministero sulle serate di Arcore? Come facevano soprattutto i predetti interlocutrici a conoscerne il contenuto? Cose pesanti su tutti, capisci, anche cose non vere. Tanto da distinguere consapevolmente, non scomodo più la citazione di prima, ciò che di vero la minore aveva dichiarato rispetto al non vero, che ne combinavamo di cotte e di crude. Da qui la strategia investigativa attuata da questo ufficio, intesa a riscontrare le ipotesi accusatorie non valendosi del portato dichiarativo promanante da Emma Luccherina, se non per specifici segmenti dichiarativi riscontrati ab extrinseco, abbiamo già detto. Ebbene, signore del Tribunale, la valenza probatoria di questo flusso comunicativo è estremamente pregnante. Da una parte avvalora la ricostruzione delle serate di Arcore in termini di mercimonio sessuale, lo dicono le stesse interlocutrici, evidenziando altresì come Rubi, almeno sino al maggio 2010, ne fosse sicuramente parte, come faceva a sapere ciò che avveniva lì altrimenti. Ma dall'altra evidenzia la piena consapevolezza che le partecipanti alle scene, e segnatamente la Minetti, avevano della effettiva, ovviamente è un ovvio, un'ovvietà natura illecita del sistema prostitutivo, tanto da attuare un pregnante inquinamento probatorio. Silvio Berlusconi e Minetti conoscevano il tenore delle dichiarazioni rese da Emma Luccherina ai pubblici ministeri, sicuramente la Minetti che è intercettata, prima della fine di ottobre, cioè prima dell'affioramento mediatico del caso, che peraltro non riporta i contenuti dei interrogatori. E perché lo sapevano? È molto semplice. Perché il 6 ottobre 2010 la minore era stata sottoposta ad un irrituale interrogatorio da parte del difensore di Lele Mora, avvocato Luca Giuliante, preordinato proprio ad avere contezza di ciò che la minore aveva dichiarato alla Procura della Repubblica di Milano. Scusatemi, non vorrei apparirvi troppo manierato, però era qua fuori, per ragioni del tutto indipendenti dal processo, l'avvocato Giuliante. Non c'è nulla ovviamente di personale. Io esprimo sempre il massimo rispetto verso le persone, non come atto di ipocrita formalità, ma perché vi credo nel profondo
e tuttavia non posso fare a meno di definire questo evento un gravissimo abuso, che concreta al tempo stesso una pregnante attività di inquinamento probatorio, come si evince dalle intercettazioni, dalle comunicazioni captate proprio in contestualità all'evento, e dall'altro avvalora, ex adverso, l'impianto accusatorio. A ciò si aggiunga la sofferta deposizione resa in dibattimento da Facchinieri Serena, ex fidanzata di Luca Risso, che conferma l'attuazione della gravissima attività di inquinamento probatorio disvelata dall'investigazione. Il 6 ottobre 2010, dunque, la minore Elma Ruccheriva venne a Milano, accompagnata dal suo controllore, Luca Risso. Interrogata, e ci metto le virgolette ora e per sempre, dall'avvocato Luca Giuliante, alla presenza di un misterioso emissario, sul contenuto delle dichiarazioni che la stessa aveva ritualmente reso ai pubblici ministeri, e ciò serviva a precostituire una difesa agli odierni imputati per inquinare le prove. Il 6 ottobre 2010 la minore fu interrogata e riferì sul contenuto delle dichiarazioni rese ai pubblici ministeri, che è vietato a norma di codice. La conversazione di cui al progressivo 54-82 del 17 ottobre 2010 deve essere attentamente riguardata e probatoriamente interconnessa sia con le conversazioni intercettate il 6 ottobre 2010, nonché con gli esiti dell'attività perquisitiva effettuata il 14 gennaio 2011 proprio nei confronti della suddetta Ruby, perché nel suo computer rinveniamo la memoria informatica formata il 2 ottobre 2010 in vista dell'appuntamento del 6 ottobre successivo. E questo, tutto questo integra un ulteriore riscontro alla natura, alla gravissima valenza inquinatoria di questo atto, cioè l'interrogatorio del 6 ottobre. Abbiamo sottoposto alla Ruby, alla Elma Ruccheriva, il brano tratto dal suo computer, ho conosciuto ogni Emilio Fede nei vari concorsi di bellezza, eccetera, eccetera. Ricordo che a un certo punto dice «Conobbi Nicole Minetti al», finisce così ridendo di raccontare la verità sulla mia zia, sulla mia vita, Mora si arrabbiò molto e la sua prima reazione fu di mandarmi via dall'agenzia. Dopo due giorni mi chiamò per venirmi a prendere, io mi aspettavo un rimprovero e invece mi disse che voleva prendermi in affidamento. Ero felice perché finalmente avrei avuto una famiglia, peccato la legge di merda italiana che mi portò in comunità. Ho saltato dei pezzi che sono i più importanti, dove dice il presidente mi accolse in maniera molto calorosa con molti complimenti, alla serata parteciparono circa 30 ragazze, cenammo con musica dal vivo, il presidente mi dedicò anche una canzone, alla fine cena, a fine cena saremmo dovuti andare al Bunga Bunga, il suo harem personale come nome copiato dal suo caro amico Gheddafi, libico Gheddafi. Io mi rifiutai dicendo che volevo andare a casa, il presidente mi chiamò nel suo studio e mi disse che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Risposi che avrei accettato se l'avesse fatto per umanità ma non per avere un tornaconto. Si mise a ridere e con tono sarcastico mi disse che non cercava tornaconto e che lui poteva avere tutto quello che voleva. Io gli risposi che non ero tra quel tutto, virgolette. Si mise a ridere e mi diede una busta con preghiera di aprirla successivamente in auto e mi lasciò andare via. Arrivata in auto aprì la busta e trovai un collier d'oro con diamanti di Damiani insieme a 46.000 euro. Ero molto contenta, ma non capivo la motivazione di quel regalo e ritornai a casa dal presidente altre tre volte. Lui credeva che io avessi 24 anni. Quando scoprì la verità non mi volle più vedere. E poi la fine che ho letto prima, non conobbi i comiti. Bene, risulta con assoluta evidenza come Elma Ruccheriva il 2 ottobre 2010, sapendo che il successivo 6 ottobre avrebbe dovuto riferire a Luca Giuliani e ad altri il contenuto delle dichiarazioni dalla medesima resa ai pubblici ministeri, avesse predisposto uno schema di massima per affrontare l'irrituale interrogatorio. Ma v'è di più. Nel corso della conversazione captata il 17 ottobre, intercorsa fra Minetti e Maristel Polanco, emergono ulteriori profili probatoriamente rilevanti. Maristel Polanco chiede a Nicole Minetti chi abbia introdotto Ruby nel circuito delle scene e la Minetti risponde che è stato Lele Mora. Le indagini hanno consentito di accertare che Ruby, il tramite di Ruby per arrivare al cospetto di Silvio Berlusconi, fu Emilio Fede. Ricordo le testimonianze di Zangari Claudio, Grasso Giovanni, Lopresto Antonio, nonché lo stesso video acquisito agli atti del dibattimento. Ho già detto e spiegato, e lo ripeto, per quale ragione risulta evidente che furono Fede e Mora ad introdurre Elma Ruccheriva
nel circuito prostitutivo. Non lo affermo con una endiadi, ma perché risulta in maniera palmare dalle celle agganciate dal telefono di Elma Rucca Rima il 14 febbraio e da quello che ha detto la stessa. E che a quelle stesse scene partecipava in un duplice ruolo già descritto la stessa Nicole Minetti, che con la minore attivò un rapporto di collegamento logistico funzionale allo svolgimento dell'attività di prostituzione. Sono tutti elementi che convergono univocamente ad affermare, a fare ritenere che Nicole Minetti conoscesse perfettamente l'età di Elma Rucca Rima, la minore età. La lettura sinergica di tutti questi elementi è certamente idonea a delineare un quadro di incastri probatori reciprocamente corroboranti, laddove emerge ancora una volta la effettiva natura prostitutiva delle cosiddette cene, lo dicono loro, ne facevamo di tutte di cotte e di crude, la piena intraneità al suddetto sistema di Elma Rucca Rima, la consapevolezza in capo agli odierni imputati della natura illecita del complesso apparato predisposto per soddisfare i desideri di una persona, la gravissima attività di inquinamento probatorio attivata al fine di consentire agli imputati Mora Fede e Minetti ed indirettamente a Silvio Berlusconi di precostituirsi una difesa. La intercettazione del cui al progressivo 54-82 del 17 ottobre evidenzia altresì un altro importante elemento probatorio, ovvero il ruolo di Lele Mora e Luca Risso nella gestione di Rupi. La minore si confida con il suo mentore Lele Mora, in ordine alle dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di Milano, giustificandosi con il fatto che non avrebbe potuto negare alcunché, atteso che i pubblici ministeri sapevano già tutto. Non è sciocchina per niente Elma Rucca Rima. Da quel momento in poi Luca Giuliante svolge un triplice ruolo, reciprocamente incompatibile. Avvocato di Lele Mora della persona offesa Elma Rucca Rima, fiduciario di Silvio Berlusconi e tutore degli interessi soprattutto di Lele Mora. Di fatto Giuliante si attiva insieme all'imputato Lele Mora per offrire una tutela alla minore, tanto che la figlia di Mora ne chiede l'affinamento al tribunale per i minorenni, mentre Luca Risso utilizza tutte le armi a sua disposizione per controllarla e trarne vantaggio economico. Quest'ultima evidenza trova specifico riscontro proprio nella intercettazione già analizzata il 17 ottobre. Comunque guarda, dice la Minetti, che io oggi vado da quello che la segue e praticamente mi dice tutto quello che lei ha detto alla sua amica. La conversazione, di seguito analizzata, cioè che mi accingo ad analizzare, è sempre del 17 ottobre 2010, ed intercorre tra Nicole Minetti ed Emilio Fede, ed offre un'ulteriore specifica conferma dell'attività inquinatoria posta in essere dagli imputati Fede, Mora e Minetti nell'interesse proprio ed evidentemente di altri. Inquinamento avente ad oggetto la minore Elma Rucca Rima, nell'obiettivo presupposto che gli stessi imputati fossero pienamente consapevoli della pericolosità dei fatti a conoscenza della minore e ovviamente che fossero stati della sua minore età. E di questa attività inquinatoria, come dimostra il brano dialogico che mi accingo ad analizzare, furono protagonisti, oltre che Lele Mora e Luca Giuliante, anche la stessa Nicole Minetti. Ebbene, telefonata RIT 3053 2010, telefonata 05504, 17.10 2010, 18 minuti e 11 secondi, Minetti versus Fede. Sì, signora Minetti, buonasera, le passo il direttore, un piccolo filtro. Nicole, novità, guarda, io sono in questo preciso momento qua da Luca Giuliante, che tra l'altro ti saluta. Emilio, sì, è per quella vicenda lì, Nicola, sì. Emilio, la sto seguendo anch'io, è infatti. Emilio, su un altro fronte, Nicole, immagino, guarda, c'è da mettersi le mani nei capelli. Emilio, sì, c'è da mettersi le mani nei capelli e io parlo, ti dico subito, sì, ci sono nell'entourage tre telefoni, sì, sotto controllo da parte, sì, di quelle persone, sì, poi ti dico. Ah bene, io non ho avuto notizie, ma stasera, dice Fede, lui mi aveva accennato che ci vedevamo stasera. Cosa? Non ho capito, Emilio, non ho avuto notizie, sì, ma lui ha detto che forse ci vedevamo, sì. Poi Fede dice no, perché guarda, assolutamente, per fortuna, ho trovato delle strade. Ciao, a stasera, ciao.
Ebbene, il brano dialogico testé analizzato, il brano dialogico captato, testé letto, anzi, denota con i casti che evidenza l'attivismo inquinatorio di Nicol Minetti e di Emilio Fede con riguardo alle dichiarazioni rese da Rubbia ai pubblici ministeri milanesi e la vivida preoccupazione dagli stessi nutrita circa la potenzialità offensiva del patrimonio di conoscenze detenuto da Elmar Ruccherima sulle notti di Arcore, tanto da concertare una strategia per esautorarne la valenza. A che altro poteva servire quell'orribile atto che è stato compiuto il 6 ottobre 2010. E a questo punto opportuno analizzare le intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza di Luca Risso, con specifico riferimento proprio al rituale interrogatorio del 6 ottobre. Sono nel mezzo di un interrogatorio allucinante, ti racconterò, ma è pazzesco. Stai attento, ricordati grande, dice la Facchini. Probabilmente tutto può essere, l'abbiamo già detto, c'è il limite della ragionevolezza e del ridicolo. La Facchinieri, la dottoressa Facchinieri, persona che certamente ha un profilo distonico rispetto al suo ex compagno, mette chiaramente in evidenza come si riferisse al grano, cioè non il grano e l'olio, diciamo, ma al denaro che il Risso avrebbe detenuto all'interno della macchina, per come incasso delle serate nei suoi localini notturni di Genova. Ma io sono ancora qui, è sempre peggio quando ti racconterò, se potrò, ti renderai conto, siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi dal 90, non so che cazzo ci faccio qui, se vuoi ti chiamo e capisci, ti chiamo, rispondi, ma non parlare, solo se sei nel silenzio assoluto. Mette in linea la Facchinieri e poi qualcosina mi apprendeva male, ma dove sei? Perché stanno interrogando lui? Stanno interrogando lui. E perché tu ascolti tutti? C'è Lele o solo l'avvocato? C'è Lele, l'avvocato, Rubi, un emissario di lui, L maiuscola. Una che verbalizza, comunque tranquilla, è tutto molto tranquillo, sono qui perché pensano che io sappia tutto. Allora, l'emissario di lui è un ectoplasma, nel senso che non sappiamo chi è, possiamo immaginare chi sia questo lui, con la L maiuscola, ma non sappiamo chi è, ma sappiamo che sono Mora, l'avvocato Giuliante, e Rubi, e soprattutto in questo caso il signor Luca Risso. Ciao, ci sentiamo dopo. Poi c'è una bella telefonatina tra il Risso e la Facchinieri e naturalmente ricordiamo anche, poi lo farà il dottor Forno, la parte in cui si dice che siamo alle scene hard con il pr, con la persona. Poi c'è la telefonata Risso Elmar Rugg, che è la telefonata del 7-10-2010, il giorno dopo alle 19:21, una telefonata che rimetto alla vostra attenzione, in cui Rubi racconta di avere sentito Silvio Berlusconi, evidentemente su un'utenza non captata, se è vero quello che dice, e racconta tutta una serie di elementi. Ebbene, a me preme contrassegnare due profili. Il primo, ho già detto della valenza inquinatoria, ma è il cui protest che deve essere evidenziato e denunciato. Cioè, qui, ancora una volta, c'è un apparato, non voglio abusare della parola militare, che vuole essere anche ironica, ma sicuramente un apparato di persone, un complesso di persone che si muovono su Elmar Rugg Carina. Ora, al di là dei profili personali delle singole persone, è un atto di una gravità straordinaria, perché se questi signori avevano da ritenere che la verità di Rubi, le cose di Rubi, dovessero essere affrontate diversamente, sviscerate, potevano fare istanza di incidente probatorio, rivolgere istanza ai pubblici ministeri, avrebbero trovato ampio ascolto, muovere i loro avvocati. Odo sempre denunce sulle presunte e spesso infondate irregolarità altrui, qui siamo di fronte sicuramente a un fatto di una orribile valenza, perché comunque Rubi era una minorenne, per di più persona offesa, non ha avuto nessuna tutela, è stata privata di tutte le tutele e sottratta all'unico organo che aveva diritto a sentirla, che era la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano o qualunque altra autorità giudiziaria che avesse l'interesse a farlo. Quando poi Rubi è stata sentita ritualmente dai difensori del dottor Berlusconi, è stata sentita con le modalità di legge, per come si conviene attraverso un verbale di dichiarazione reso ai difensori, ovvero una dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa. Ma quello non era il modo di agire. Ma perché è importante? È importante perché vi spiega la paura, l'allarme che gli imputati odierni hanno sul contenuto delle dichiarazioni di Rubi.
È certamente vero che una persona può avere paura in astratto anche delle menzogne che possono essere parlate, il che peraltro significherebbe avere una sfiducia, come dire, totale nei confronti di chi di dovere, cioè degli organi istituzionali. Ma qui c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più. Qui si va a verbalizzare surrettiziamente, o meglio, non surrettiziamente, illegalmente, i contenuti delle dichiarazioni rese ai pubblici ministeri. E c'è tutta un'attività inquinatoria, con Fede che addirittura informa, non si sa sulla scorta di quale fonte o sulla scorta di quale velina o che ne so, interna corporis, o di quale suggestione risponde al direttore Fede, che addirittura vi sarebbero intercettazioni in corso. È evidente che si ha molta paura di quello che Rudi può dire. L'odierno procedimento, signore del Tribunale, è d'altronde costellato da un'ulteriore serie di attività oggettivamente idonee a determinarne una pregnante distorsione. Si è già detto della grave anomalia per la quale l'imputato di reato connesso ha preso a remunerare testimoni a suo carico e quindi a carico dell'odierno imputati, da dopo la emersione mediatica del cosiddetto caso Rubi, con un contributo mensile pari a 2.500 euro. Specularmente a questa erogazione si deve sottolineare e stigmatizzare il fideistico approccio attuato in udienza dal compatto blocco dichiarativo avverso delle suddette testimoni che frequentavano le scene di Arcore. Però non si può sottacere come questo complesso quadro di condotte anomale, fin qui sinteticamente delineato, non si possa obliterare le dichiarazioni rese in dibattimento da Imane Fadilla e i concreti riscontri della medesima fornita circa la natura e la finalità inquinatoria dell'avvicinamento attuato nei suoi confronti da un misterioso personaggio di origine siriana che si è poi materializzato dinanzi ai pubblici ministeri e dinanzi ai signori giudici, il quale, dotando la testimone di un apparecchio telefonico e di una SIM card intestata ad un soggetto inesistente, ha intrattenuto reiterati contatti telefonici e diretti con la teste al fine di indurla a recarsi a svolgere imprecisate trattative per discutere del processo. Le dichiarazioni rese in udienza dal signor Sayed sono davvero stupefacenti. Il testimone vorrebbe far credere al tribunale che regalò alla signora Iman Fadil un cellulare senza scheda in un'ottica puramente seduttiva e che la Fadil poi inserì una SIM card intestata a soggetto inesistente, comprata presso lo stesso dealer a Napoli unitamente ad altre tre schede telefoniche sempre intestate al medesimo soggetto inesistente, e ciò per intrattenere rapporti riservati con la Fadil medesima, che peraltro nell'ottica dello stesso Sayed avrebbero dovuto essere del tutto privi di implicazioni investigative. Cioè, voglio dire, o la moglie del Sayed c'aveva le antenne, o, come dire, è un'iperbole, sistemi di intercettazione clandestina che vanno esclusi, oppure le conversazioni sentimentali tra il Sayed e la signora Fadil appartenevano a loro. Che bisogno c'era di fare tutto questo marchingegno? È evidente come Sayed abbia tentato di favorire contatti tra Iman Fadil e terzi soggetti interessati all'odierno procedimento. Questa è la verità. Le dichiarazioni di Sayed sono prive di qualsiasi fondamento. E anche lì si rischia un po' il ridicolo. Cioè il grande seduttore conosce la bella ragazza araba, si piacciono, dormono insieme, così dice lui, e gli regala il telefonino senza scheda, per intrattenervi riservatamente contatti telefonici di natura, nell'ottica del Sayed, privata. Non è credibile. Ex adverso diventa credibile Imane Fadil, la quale dà tutta un'altra missione. Cioè Sayed avvicina questa signora per favorire incontri di dialogo sui fatti del processo. Non voglio sollevare polveroni, perché nei processi si fanno affermazioni corredate da elementi di prova, ma anche questo, signor Presidente, signore del Tribunale, è un'oggettiva anomalia. I testi sono sacri, il test è un architrave dello Stato di diritto, toccare un test significa attingere il fulcro dello Stato, perché il test è un pubblico ufficiale,
Qui abbiamo testi retribuiti, testi a cui vengono dati schede intestate alla signora Latrinca e versioni risibili, affastellate e confuse. Però c'è una domanda: chi si muove e nell'interesse di chi? Rilevo un'oggettiva concomitanza, cioè questa strana compresenza di Lele Mora, che sarebbe stato oggettivamente, diciamo così, vicino o aveva dei rapporti con un avvocato con cui a sua volta era entrato in contatto professionale, l'avvocato è totalmente strano ai fatti, Saietti. L'analisi dichiarativa degli eventi organizzati presso la residenza di Silvio Berlusconi deve necessariamente partire dalla testimonianza resa in dibattimento da Melania Tumini. E ciò perché il suddetto testimone arrivò ad Arcore su invito di Nicole Minetti, sua amica d'infanzia, provenendo da un ambiente estraneo ed ontologicamente diverso da quelle in cui gravitano le giovani donne abitualmente presenti ai suddetti eventi. Melania Tumini fotografa la serata a cui partecipa il 19 settembre 2010 a casa di Silvio Berlusconi, prima attraverso una serie di conversazioni intercettate intercorse con il padre, con Nicole Minetti e con altre sue care amiche. Conversazioni antecedenti e successive all'evento del 19 settembre. E poi mediante la descrizione che ne ha fatto nel corso delle indagini criminali e in dibattimento. La descrizione che la Tumini effettua dell'evento cui ha partecipato è al tempo stesso impietosa, in specie nei profili dialogici captati che lasciano trasparire anche lo stupore che ella visse a fronte di una situazione inaspettata e devastante per la difesa degli odierni imputati. Melania Tumini non era un'abituale frequentatrice delle scene organizzate presso la residenza dell'imputato di reato connesso, né oggettivamente il suo profilo personale appare sintonico con quello delle più ricorrenti partecipanti a tali eventi. Melania Tumini accetta l'invito che le rivolge la sua amica Nicole Minetti a partecipare alla serata del 19 settembre a casa dell'allora Presidente del Consiglio con la evidente, direi trasparente, finalità di instaurare con quest'ultimo un rapporto di conoscenza che la potesse avvantaggiare nell'inserimento professionale. Nicole Minetti invece conosce perfettamente l'effettivo tenore e la scansione di quel tipo di eventi e quindi invita la sua amica nella piena consapevolezza che la serata si articolerà nelle tre fasi già designate, già tratteggiate, nelle quali ordinariamente si scandivano gli eventi, incluse le connotazioni di natura sessuale. Ed infatti la briffa, termine ormai è entrato anche nel gergo comune. La Minetti sa anche che Silvio Berlusconi vuole conoscere ragazze nuove per intrattenervi rapporti personali intimi ed è perfettamente consapevole che lo stesso è ad uso a fare regali remunerativi a queste signore. E secondo le diverse declinazioni simmetriche alle tre fasi della serata, ovvero alla tipologia di attività sessuale compiuta, spogliarelle, toccamenti durante il bunga bunga, intimità nella terza fase. Ebbene, non v'è dubbio che questa testimonianza sia molto pregnante, perché Melania Tumini viene invitata a partecipare da Nicole Minetti nella piena consapevolezza, ripeto, del tenore della serata. I rapporti tra le due ragazze risalivano ai tempi del liceo, poi mi sembra che la Minetti fu bocciata, si persero un po' di vista alla maturità, ma recentemente rispetto all'evento del 19 avevano ripreso, tanto che Melania Tumini aveva partecipato alla festa di laurea della Minetti, dove erano presenti anche alcune ragazze partecipanti alle serate, la Fagioli e la Polanco e la Visan, e Emilio Fede telefonò per congratularsi. Già da tempo la Minetti prospettava alla Tumini l'opportunità di conoscere il Presidente del Consiglio, ma l'invito di fatto si era fatto più pressante a partire dal mese di agosto 2010. La Testi ne parlò con amiche e amici, parenti, coltivando delle riserve sulla opportunità di accettare. Ai primi di settembre 2010 Melania Tumini si stabilì provvisoriamente ospite a casa della Minetti in quanto stava seguendo un secondo corso di laurea in economia presso l'Università Bocconi di Milano. Fu in quei frangenti che Nicole Minetti riprese a sollecitare la sua amica ad accettare l'invito a casa del Presidente, motivandolo con l'opportunità di stabilire un contatto con lui e magari anche di manifestargli i suoi interessi per il futuro. La testimone, rievocando questa fase di sottile persuasione, consentitemi di dire di istigazione, attuata nei confronti di Nicole Minetti,
manifesta di avere acquisito la consapevolezza, manifesta illudenza di avere acquisito la consapevolezza di essere stata ingannata, poiché il tipo di serata in cui la sua amica la indusse a partecipare non prevedeva alcun momento istituzionale o di confronto dialettico con il Presidente, ma aveva piuttosto una diversa e chiarissima finalità sessuale. E infatti la testa ricorda perfettamente la conversazione intercettata di cui al progressivo numero 2074 del 19 settembre 2010 alle ore 16.34 intercorsa con la Minetti, in cui quest'ultima fornisce talune rapsodiche indicazioni sul tenore della serata cui fu invitata la sua interlocutrice, ma precisa di non avere saputo apprezzarne la effettiva valenza, anche non riuscendo ad immaginare sino a che punto poteva davvero spingersi il tipo di condotte che poi si accorse vi si estrinsecava. La testa parla di una sorta di asimmetria informativa tra Laminetti, tra quanto Laminetti le anticipò e quello che effettivamente accadde. La Tumini si recò ad Arcole il 19 settembre, ivi accompagnata da Laminetti, con la sua macchina unitamente ad altre tre ragazze amiche della Laminetti, di cui una era la Polanda. Vi erano circa 20 ragazze ospiti, Emilio Fede e Carlo Rossella, oltre evidentemente al padrone di casa. La prima fase della serata si articolò in una scena in esito alla quale partirono i trenini, durante i quali le ragazze presenti iniziarono a scoprire i segni del fondoschiena e ad assumere atteggiamenti macroscopicamente provocanti. Tatumini capì che quell'apparato comportamentale divestiva molto l'ospite. Poi echeggiò la frase, scendiamo al bunga bunga. E in questa seconda fase alcune delle ostici si travestirono, compresa Laminetti, che indossò una camicia da uomo con cravatta e rimase in culotte, ballando in maniera provocante intorno al palo della dance ed avvicinandosi agli ospiti maschili che toccava e da cui si faceva toccare. La Tumini riferisce di avere notato baci, palpeggiamenti sul sedere, sul seno e cose varie. Bene, non vado avanti e non indulgo nella descrizione di questi eventi. Fatto sta che alla fine la Tumini riceve un compact disc da dottor Berlusconi contenente dei soldi in contanti. La Tumini si rende conto che dentro a questo compact disc vi è una busta, poi la apre e ne rileva il contenuto, ovvero dei soldi. La Tumini spiega l'apparente contraddizione tra l'asserito sdegno provato e l'accettazione del regalo consegnato da Silvio Berlusconi con l'imbarazzo provato nel restituirlo e con la volontà di non offendere il Presidente. Il test precisa altresì che non poteva immaginare che quello fosse un sistema consolidato e ciò in riferimento al sistema di remunerazione delle ragazze che l'ospite attuava in esito alla seconda fase della serata in vista della terza ed evidentemente anche al fine di ingraziarne la partecipazione. Una volta in macchina, infatti, la Tumini si avvide che all'interno della busta piegata nel compact disc di Acella vi erano 2.000 euro in pezzi da 500. La testa precisa di non essersela sentita di restituire la somma. La Tumini ebbe modo di capire perfettamente come esistesse una terza fase delle serate, come fosse la più ambita dalle giovani ospiti, avendone percepito la competizione tra di loro proprio in relazione alla volontà di fermarsi per la notte. La Tumini ebbe modo di recriminare quella Minetti durante il tragitto di ritorno da Arcole sul tipo di evento, cui la stessa era fu indotta a partecipare, ricevendo una risposta giustificazionista e superficiale. Quella sera stessa la Melania Tumini comprese che talune delle prostitute frequentatrici delle feste di Arcole disponevano di abitazioni in via Poggettino. La testa viene posta poi di fronte all'obiettiva concludenza delle intercettazioni captate, che la riguardano, ne conferma il contenuto e conferma di aver assistito a toccamenti di tipo erotico tra le ragazze e gli ospiti maschili e di avere rilevato un sistema di ringraziamenti di fine serata. Gli vengono letti progressivi. Bene, c'è da mettere in evidenza una cosa, signora Tumini. La prima è che questa è un'interna corporis, nel senso che la signora Tumini non è diciamo, di un'estrazione politico-culturale, come dire, almeno per come si palesa, distonica rispetto agli orientamenti politici, culturali del mondo che gravita intorno al dottor Berlusconi. Cioè, voglio dire, non si può dipingere la Tumini come una sorta di cavallo, di persona che si inserisce nelle feste di Arcole e ne dà un'interpretazione ideologica. Si tratta di un soggetto che invece ambiva molto a conoscere il dottor Berlusconi e che dalle conversazioni palese essere un suo riferimento politico, e non c'è niente di male in questo, è la sua opinione, che va rispettata e che prova un imbarazzo nel vedere una serata e un contesto del tutto distonico a quelle che erano le sue aspettative e anche ai suoi convincimenti ideologici.
Questo percorso ragionativo ne assevera, ne conferma la condivinità, perché non vi è nessun impulso reattivo preconcetto rispetto né alla persona né alle persone. Vi è invece uno scatto, diciamo così, d'orgoglio, di reazione rispetto a un contesto che ella ritiene del tutto inadeguato persino alla figura di Silvio Berlusconi, che lei stima molto. E infatti i progressivi numero 12 del 20 settembre Tu mini padre, 18 e 19 del 20 settembre 2012, SMS, 22 del 20 settembre 2010 Tu mini battaglia, 20.74 del 19 settembre 2010 all'ora 16.34 Tu mini minetti, integrano una oggettiva conferma della veridicità di quanto riferito in sede dibattimentale dalla Tu mini. E allora, signore del Tribunale, questo è l'assunto. Non vi è dubbio che l'accertata attendibilità della Tumini in merito a quanto dalla stessa riferito in udienza dibattimentale estende i suoi effetti probatori ben oltre la mera descrizione della scena del 19 settembre 2010, laddove il sistema che vi emerge è perfettamente coerente con il resto delle risultanze probatorie, ha avuto particolare riguardo per l'insieme del compendio dialogico captato e per l'ampio capitolato testimoniale promanante da Imane Fadilma, Gdun Maria, Teatino Natascia, Danese Chiara e Battirana Ambra, nonché per gli esiti delle attività perquisitive effettuate il 14 gennaio, su cui c'è un capitolo a parte molto importante, perché le ragazze furono perquisite e furono trovati molti riscontri. Ciascuna delle testimonianze è corredata da intercettazioni telefoniche che ne avvalorano la piena credibilità. A questo articolato compendio probatorio si contrappone un blocco testimoniale costituito da talune delle più assidue frequentatrici delle cene organizzate presso la residenza di Silvio Berlusconi, tutte retribuite con 2.500 euro mensili, affardata dal coinvolgimento del procedimento, dal personale impiegato presso le residenze dell'imputato del reato connesso, da alcuni intrattenitori presenti alle feste, da alcuni ospiti qualificati dal proprio ruolo e dal rapporto intrattenuto con Silvio Berlusconi, come Carlo Rossella, Maria Rosaria Rossi, Licia Ronzulli, Giorgio Cerioli, marito della Ronzulli. La podittica descrizione delle feste di Arcore in termini squisitamente conviviali o al più condita da qualche goliardica scenetta di innocente burlesque integra una ricostruzione ribaltata, smentita dalle risultanze processuali, radicalmente smentita, in specie dalle intercettazioni telefoniche contestate a queste stesse persone. Quindi la testimonianza della Tumini costituisce una plastica rappresentazione delle modalità di funzionamento del sistema prostitutivo. Melania Tumini è stata invitata a casa del dottor Berlusconi da Nicole Minetti, organizzatrice e partecipe del descritto sistema, perfettamente consapevoli di quali condotte vi si sarebbero realizzate. La erogazione della somma di denaro da parte del dottor Berlusconi, accompagnata anche da un fraseggio gentile, allusivo anzi, integra una chiara modalità di accattivare questa persona. Non a caso Melania Tumini parla di un sistema di pagamenti e ringraziamenti. In definitiva, Nicole Minetti induce Melania Tumini a partecipare ad un evento in cui sa che si realizzeranno condotte di mercimonio sessuale e lo fa al fine di indurre la stessa Tumini a prestarvisi, ovvero ad entrare a farvi parte, consapevole che ne trarrà un vantaggio economico. Le testimonianze di Badalà Maura e di Battarra Valentina confermano pienamente quanto detto dalla Tumini. Molto importante la testimonianza di Maria Magdum, perché vedete, Maria Magdum viene portata dall'Elemora. Maria Magdum quindi evidenzia i rapporti tra l'Elemora e il prefetto Carlo Ferrigno emergono dalle intercettazioni telefoniche. Maria Magdum era una giovane donna sentimentalmente legata a Carlo Ferrigno, il quale, per favorirne l'inserimento professionale, per accattivarla, per mantenerla legata a sé evidentemente, l'aveva presentata nel giugno 2010 a Mora Lele. La testimonianza resa da Maria Magdum fotografa in maniera del tutto coerente a quanto riferito da Melania Tumini e dagli altri testi il funzionamento del sistema prostitutivo descritto in descrizione. Sulla testimonianza di Maria Magdum refluiscono le intercettazioni che di seguito verranno puntualmente indicate e trascritte nell'ambito della memoria che si deposita, che ne avvalorano la piena attendibilità. Nel giugno 2010 il prefetto in pensione Carlo Ferrigno, già commissario antiracket, poi attinto da altri procedimenti, presenta la sua giovane amante Maria Magdum all'Elemora, con cui intrattiene un torbido rapporto personale, quale emerge dalle intercettazioni, in cui paiono allineare interessi reciproci. E questo ancora una volta denota la figura dell'Elemora, cioè l'Elemora è uno che si interessa di mandare donne qua e là.
alla ricerca di favori e di amicizie potenti. Questa è la verità, non la verità assoluta, la verità della prova penale. E infatti, subito, il signor Lele Mora si mette a disposizione del prefetto Ferrigno per favorire l'inserimento della MacDoom in un circuito che possa, diciamo, esaltarne la figura, farla lavorare, eccetera, eccetera. Ebbene, Mora, al fine di assecondare l'interesse affettivo del prefetto verso la sua giovane amante, conduce Maria MacDoom a vivere presso l'appartamento nella sua disponibilità in Viale Monza a Milano. La ragazza vi si trasferisce nella speranza che ciò le possa consentire un rapido e fruttuoso inserimento nel mondo dello spettacolo. Nel luglio del 2010 Lele Mora disse a Maria MacDoom che avrebbe dovuto partecipare ad una cena importante, senza peraltro anticipare a casa di chi si sarebbe dovuta recare. Attenzione, sono le stesse identiche modalità che poi verranno utilizzate con Battilana e Danesi. Le stesse identiche modalità. I due, ho già escluso la parola compari, sodali, Mora e Fede, fanno sempre le stesse cosucce, le stesse cose. Il 12 luglio 2010 Maria MacDoom, unitamente a Lele Mora e ad altre ragazze della sua agenzia, a bordo di due macchine messe a disposizione dal signor Mora, si recano ad Arcore per partecipare ad una festa organizzata presso la residenza dell'allora Presidente del Consiglio. Tra le ragazze che si recarono con lei ad Arcore, ovvero facenti parte del gruppo portato dal Mora, c'erano Marincea, Floriana, intesa Flo, e Francesca Cipriani, dell'agenzia. Abbiamo visto le intercettazioni di tutte e due, e sono comunque riportate. Entrambe note alla MacDoom per aver partecipato a trasmissioni televisive di intrattenimento. Una volta giunte presso la residenza del dottor Berlusconi, da teste potette rilevare la presenza di oltre 20 ragazzi. C'era il padrone di casa e naturalmente Emilio Fede. Si presentarono un poco dopo il loro arrivo. Tra le ospiti femminili erano presenti anche Nicole Minitti, le sorelle Imma ed Eleonora Di Vivo, anche loro note alla MacDoom. Lele Mora aveva poco prima del 12 luglio, serata in questione, anticipato alla MacDoom e si sarebbero dovuti recare ad una festa a casa del Presidente del Consiglio, dove la ragazza avrebbe dovuto ballare la danza del ventre, e che la partecipazione a tale evento avrebbe facilitato l'inserimento della giovane donna nel suo arma, suo Mora. Questo linguaggio, no? Maria MacDoom era stata informata da Lele Mora che quella sera avrebbe dovuto ballare la danza del ventre per intrattenere gli ospiti, tanto che si era portato un vestito a ciò acconcio. Dopo la cena, il presidente invitò gli ospiti a scendere al Bunga Bunga. Dovendosi intendere sempre sulla scorta della rievocazione dei fatti effettuata alla testa, e tale espressione come al contempo definitoria di un contesto ambientale e di un'attività che ivi si svolgeva avente natura sessuale. In questo contesto si recarono tutte le ospiti femminili presenti, Lele Mora e Emilio Fede, nonché il padrone di casa. Lele Mora invitò la MacDoom a cambiarsi d'abito ed a ballare la danza del ventre per il presidente, cosa che la ragazza fece. Dopo aver effettuato il suo spettacolo, la MacDoom si appartò per togliersi l'abito indossato per effettuare la danza e rimettersi sui vestiti. Al suo rientro scorse, rilevò allibita un contesto totalmente diverso. Le ragazze avevano iniziato a denudarsi, avvicinandosi a Fede e al padrone di casa, e si scambiavano toccamenti, palpeggiamenti. Cioè, ci sono le testuali dichiarazioni della festa su cui sorvolo, nel senso che sono inatti. Maria MacDoom descrive anche l'imbarazzo e il fastidio che la colse, anche perché non pensava certo di doversi trovare in una situazione simile. Lele Mora, la MacDoom ed una ragazza venezuelana lasciarono anticipatamente la residenza del dottor Berlusconi e con un'automobile in uso a Mora andarono via. L'indomani Lele Mora contestò alla MacDoom il suo comportamento passivo, non partecipativo, sdegnoso, recriminando sul fatto che la stessa non aveva partecipato alle attività che si svolgevano all'interno del Bunga Bunga sessualmente connotate, spiegandole che era troppo chiusa e che per inserirsi professionalmente nel mondo dello spettacolo è necessario pagare un prezzo, tra virgolette. Di fatto il Mora fece chiaramente intendere alla MacDoom che ove non fosse stata disponibile a fare sesso a pagamento, non avrebbe avuto alcuna possibilità di inserirsi professionalmente. La MacDoom rispose che se quello era il prezzo, lei non intendeva pagarlo. La MacDoom aveva accettato di partecipare alla serata organizzata presso la residenza del dottor Berlusconi unicamente nella speranza che la conoscenza del presidente l'avrebbe potuta avvantaggiare. Del particolare specifico tenore dell'evento cui aveva suo malgrado partecipato, la MacDoom riferì telefonicamente la notte stessa dei fatti al suo amico Carlo Ferrigno, descrivendo con un'analiticità quanto era ivi effettivamente accaduto. Il prefetto in pensione Ferrigno propala, ingelosito, la versione dei fatti, cioè la descrizione degli eventi promanante dalla MacDoom al figlio e a terzi, dicendosi veramente sdegnato, certo uno sdegno
che a sua volta lascia perplessi per quello che ivi accadeva. Nessun elemento, signore del tribunale, fa supporre, nemmeno lontanamente immaginare, che Maria Magdum conoscesse e frequentasse, o abbia poi conosciuto e frequentato, Melania Tumini, né tantomeno Natascia Teatino, Chiara Danese, Ambra Battilana e Iman Fadiel. Eppure la ricostruzione dell'evento del 12 luglio 2010, cui la Magdum ha partecipato, ne offre una ricostruzione del tutto coerente e sovrapponibile a quella promanante dagli altri testi citati ora, e pienamente avvalorata dal complessivo esito delle attività di intercettazione telefonica. Questo, signori giudici, perché il sistema prosecutivo è uno ed aveva un funzionamento omogeneo, ben collaudato, sostanzialmente sempre uguale, con un nucleo di abituali frequentatrici e di inserimenti di volta in volta. Vengono traslate in esito a questo capitoletto le intercettazioni telefoniche intercorse tra il Ferrigno e terzi interlocutori. E poi sentiamo il prefetto dire che facesse il bunga bunga, le feste, i regali, sono quelli che mi ha raccontato Maria, uguali, identici, quello che mi ha raccontato Maria, e descrive tutti i fatti. Ebbene, ce ne vuole molto, ci vuole tanto coraggio e anche una spudorata temerarietà logica per affermare che la Magdum menta, che menta il Ferrigno, che tutti mentano per telefono, che i documenti siano falsi e precostituiti, di inquinamenti inesistenti, e che l'unica verità vera sia quella affermata dalla signora Polanco, dalla signora Fagioli, dalla signora Visan, ovvero da delle signore gratificate di 2.500 euro al mese. Natascia Tumini è un'amica d'infanzia di Arisleida Espinosa, intesa Aris, abituale frequentatrice delle feste organizzate presso la residenza del dottor Berlusconi. Quest'ultima, Arisleida intesa Aris, è membra dell'inner circle di ragazze che fruiscono di un'abitazione in via Oggettina numero 65, messa a disposizione dell'imputato tramite l'intermediazione di Nicole Minetti. È la Espinosa Aris ad invitare la Teatino ad Arcore il 6 gennaio 2011 ed, ottenuto nell'assenso, gli inviò un autista per levarla presso la sua abitazione di Imera, da dove raggiunse via Oggettina, luogo di dimora della Espinosa, da lì vanno ad Arcore. 20 ragazze, Silvio Berlusconi, Emilio Fede e Mariano Apicella. A un certo punto, dopo la cena, echeggia la frase «Andiamo al bunga bunga», si scende e le scene sono le stesse, le abbiamo già descritte, identiche, precise, simmetriche. La Teatino aveva accettato l'invito di Aris, poiché quest'ultima le aveva riferito che il padrone di casa era solito ricompensare con doni e denaro le sue giovani ospiti. La Teatino ci dice anche che Spinosa le disse che se lei poi avesse accettato di avere rapporti sessuali intimi, col padrone di casa avrebbe ricevuto un'ulteriore ricompensa in denaro. La Spinosa precisò alla sua amica una serie di dettagli specifici che emergono dalla testimonianza. La Teatino sa, per averlo appreso dalla Espinosa, che le case di via Oggettina, e segnatamente la casa in cui viveva la Espinosa, le era stata data da Berlusconi, dal dottor Berlusconi, e si faceva carico delle spese. La descrizione dell'evento, ho già detto, è perfettamente sovrapponibile alle altre descrizioni dei testimoni citati. Ma c'è un evento che voglio mettere in evidenza, anzi un elemento. La Teatino si lamenta molto del fatto di essere stata esclusa dal circuito delle feste. E perché? Perché ha fatto troppe domande sul sistema di convocazione, su come le ragazze vi addivenivano, su chi le presentasse, segno che non è vero quello che presumo essere uno degli argomenti difensivi. Diciamo che qualche eco di questa tesi emerge, voglio dire, se non altro dalle citazioni dei testi, perché invece si è molto attenti in quel contesto a non far entrare persone affette da un'insana curiositas, persone che con le loro domande mostrino un'insana propensione a volere sapere come funziona il sistema. Non c'è niente di letterario o di sovrastrutturale in quello che dico, è nelle intercettazioni. Arriviamo a due testimonianze che io, credo anche il dottor Fuazzi, sicuramente il dottor Pietro Forno, reputiamo molto importanti, che sono le testimonianze di Danese e di Battilana. Perché sono importanti queste? Innanzitutto perché siamo di fronte a due ragazzine, non me ne voglia nessuno, ma avevano compiuto da poco 18 anni. E perché quello che descrivono nella loro testimonianza resa ai pubblici ministeri, anche un po' torturate, devo dire, dai pubblici ministeri, che le hanno tempestate di domande sugli avvocati, su come avevano scelto gli avvocati, sul perché uno degli avvocati era un deputato dell'Italia dei Valori, se vi erano interessi di Lele Mora o di Salemi a in qualche modo orientare
le ragazze verso determinati difensori con scrupolo di garanzia, sempre al fine di vedere se all'esterno di questa storia si muovono burattinai più o meno interessati. Ebbene, non ha partorito nulla questa ricerca, i signori difensori li abbiamo potuti conoscere e devo dire apprezzare la loro onestà e professionalità, e le due ragazze hanno retto molto bene al vaglio dibattimentale, perché la verità è più forte della menzogna e questo è tanto. Trovo singolare, signori giudici, lo dico prima, che la violenza sessuale subita o l'istigazione e la prostituzione minorile subita da parte della Battilana possa diventare un argomento a carico della stessa. Mi pare un circuito vizioso affetto da un incredibile difetto culturale. La vittima è carnefice perché è vittima, lo trovo spesso nei processi questo, e io lo trovo incongruo. Allora decidiamoci tutti, come magistrati, avvocati, parli di famiglia, la vittima è vittima o è colpevole perché è stata vittima? Questa è una domanda inquietante. Allora la signorina Battilana è vittima se qualcuno la fa prostituire o è colpevole di essersi prostituita? Io dico che è vittima. E la povertà e l'onore con cui, e la dignità con cui vivono le persone non sono una colpa. Queste due ragazze hanno due famiglie semplici alle spalle. Un padre malato, un padre assente l'una e l'altra, un padre malato, mamme che sono venute a deporre, una struttura familiare semplice. Vogliono fare Miss Italia e allora? E allora? Basta usare il telecomando e cambiare canale se non piace Miss Italia. Ebbene, Chiara Danese e Sandra Bettiliano sono delle ragazze da poco maggiorenne che il 22 agosto 2010 partecipano ad uno degli eventi organizzati presso la residenza di Silvio Berlusconi. La ricostruzione della serata del 22 agosto 2010 effettuata dalle due suddette testimoni, sostanzialmente sovrapponibile tra le due, avendo entrambe partecipato e vissuto con un analogo stato d'animo e la medesima situazione, integra un'oggettiva ed impietosa descrizione di quello che ivi è accaduto. Da tali testimonianze emergono tutte le coordinate operative del predetto meccanismo, a cominciare dai sofisticati metodi di individuazione, reperimento ed istigazione attuata dagli odierni imputati dell'altrui prostituzione. Dal capitolato dichiarativo in analisi si stagliano altresì le frasi in cui si scandiscono gli eventi presso la residenza dell'imputato reato commesso. Le due suddette testimoni hanno depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Milano il 4 aprile 2011 e sono state sentite dai pubblici ministeri l'11 aprile 2011. Chiara Danese e Ambra Battilana conoscono Emilio Fede il 21 agosto 2010 per il tramite di Daniele Salemi, agente di Ambra, nonché sodale collaboratore di chi? Di Lele Mora. Si è avvalso la facoltà di non rispondere Salemi perché indagato di altro connesso. Le due ragazze stanno partecipando alle selezioni di Miss Italia ed ambiscono ad inserirsi nel mondo dello spettacolo. Il rapporto tra il Salemi e la Battilana è risalente. Ambra ha avuto modo di conoscere anche Lele Mora, mentre la Danese conosce il Salemi da poco. Fu il Salemi ad informare Ambra e Chiara che quel giorno stesso si sarebbero dovuti recare presso gli studi di Rete 4, in quanto il direttore Fede avrebbe fatto loro un casting per l'eventuale assunzione in qualità di collaboratrici addette al ruolo di meteorine. Cioè, due ragazzine di provincia, nel senso migliore del termine. Una è torinese, l'altra di un... No, infatti, se no, dottor Forno giustamente si offende perché è torinese. Comunque, una di provincia, non c'è nulla di male, a un certo punto vengono catapultate nello studio del direttore del TG4, Emilio Fede. Psicologicamente tutto questo è importante. Vengono, una viene, va con la sorella e il fidanzato della sorella, l'altra viene accompagnata dal Salemi. Emilio Fede gli fa un bellissimo briefing. Poi sono venute varie persone, tra cui ragazze più o meno famose, io non le conoscevo, però pare che siano famosi o lo siano state molti anni fa, in cui praticamente si descrive il dottor Fede estremamente professionale nei casting. Quella volta non lo fu per nulla, perché dopo 5 minuti, con totale assenza di un impegno selettivo, disse a Salemi che le due ragazze andavano benissimo. Poco dopo che Salemi praticamente gliel'aveva portata. Poi, immediatamente dopo, il direttore Fede, di 80 anni, invita le due ragazzine, poco più che maggiorenni, a cena, al ristorante da Bulgari a Milano. Fede improvvisamente chiede alla Danese di alzarsi, la fa girare, le pone le mani sui fianchi, le osserva il fondo schiena, al ristorante. Nonostante la palese anomalia del comportamento tenuto dal direttore Fede, penso che chiunque frequenti anche saltuariamente un ristorante o una scena del genere difficilmente l'abbia vista, che peraltro aveva manifestato una certa attenzione preferenziale per la Danese, le due ragazze erano contente,
va sottolineato, di sfruttare questa nuova conoscenza per l'inserimento professionale. Il giorno seguente, guardate la sequenza, rapidissima, casting, siete perfette. Cena da Boulder, il giorno dopo, via, tutti ad Arcore. 22 agosto 2010, subito dopo le selezioni di Miss Piemonte, che si svolgono la domenica, una bellissima e ridente località sul Lago d'Orta, Daniele Salemi informa Chiara ed Ambra che quella sera si doveva festeggiare. La fascia vinta da Ambra era arrivata prima alle preselezioni di Miss Italia, mentre Chiara era arrivata terza. E che all'uopo le due ragazze avrebbero partecipato ad una serata molto importante, chiedendo loro un atto di fiducia circa l'opportunità che il Salemi, sodale collaboratore di Lele Mora, gli dava, gli offriva di vivere. Salemi, per convincere le ragazze ad avere l'invito, in particolare la danese, che doveva vincere la ritrosia istintiva della madre, fece intendere che la partecipazione all'evento cui intendeva condurle poteva avvantaggiarle nel vincere Miss Italia. Poi abbiamo sentito l'organizzatore, l'organizzatrice dice che Miss Italia è blindata, è un concorso pubblico in cui le selezioni sono di una correttezza esemplare, nessuno ne dubita, però questo è stato detto. Daniele Salemi non specificò a quale tipo di serata avrebbe condotto le due ragazze, anche se quando erano in macchina lo stesso ricevette una telefonata da Emilio Fede con cui le due ragazze, Ambra e Chiara, conversarono, e quest'ultimo, Chiara, ebbe modo di comprendere che il luogo dove si stavano recando si chiamava Arcore e che in un'occasione sarebbe stato presente anche Emilio Fede. Persino divertente è la distonia culturale di queste due ragazze rispetto all'oggettiva importanza oggettiva del luogo in cui andavano. Non sapevano neppure cosa fosse Arcore, né che ad Arcore che fosse la residenza del Presidente del Consiglio. Attenzione, però questo è un fatto molto grave, non per le ragazzine, ma per chi ce le porta. Per chi ce le porta. Perché qui è chiaro che si strumentalizza l'immaturità della persona. Non è che a 18 anni o un'ora una persona diventa un adulto. Certo, refinisce a livello penale, non ci sono le presunzioni, eccetera. Però c'è una chiara strumentalizzazione della povertà, delle ambizioni e della immaturità delle persone che io trovo estremamente grave e deprecabile. Ad un certo punto le ragazze arrivarono davanti a un enorme cancello antistante una villa, il Salemi chiese loro i documenti, li consegnò a dei personaggi addetti alla sicurezza. In quei frangenti finalmente le ragazze capiscono di essere giunti presso la residenza del Presidente del Consiglio. Durante la fase di attesa vedono arrivare Roberta Banosia trafelata con un trolley, o era pieno di libri o si fermava a dormire. Finalmente arrivò Silvio Berlusconi, che si presentò, regalò dei monili a numerosi ospiti, fu cortese come sempre, e mostrò di gradire esteticamente, così riferiscono la Chiara Danese, tanto che Fede disse è ragionevole ritenere, rivolgendosi di Fede al dottor Berlusconi con fare ironico e rispettoso, tu mangi nel piatto tuo e io nel mio. Chiara Danese, tra le numerose ragazze presenti alla cena, riconobbe Maristel Polanco, Roberta Buonasia, le gemelle di Vivo, Nicole Minetti, tra le altre c'era anche una ragazza cubana di nome Lisa, che poi mostrò, diciamo così, un interesse, pare, affettivo estetico verso una delle due ragazze. Barzellette, una riguarda il Bunga Bunga, Priapo. Nessuno vuole, come dire, immortalare questa scena in maniera moralistica o moraleggiante. Ognuno ha i suoi gusti, il suo modo di scherzare, non condivisibile o meno. Il problema è un altro ed è probatorio, è il segno di un clima, di un inclinare della serata verso altri approdi. E' questo che la Procura ha voluto mettere in evidenza, non l'evento in sé, perché non ci si interessa dei profili estetico-conviviali delle serate. La descrizione che le ragazze fanno e che sorvolo è identica, non tra di loro, ma identica nelle coordinate descrittive fondamentali degli eventi descritti dalle altre testimoni che hanno descritto il Bunga Bunga e le tre fasi della serata nei termini di matrimonio sessuale, fino adesso argomentati ed emergente dalle intercettazioni. Ovviamente le due ragazze non sanno neppure chi sia Natascia Tumini, non credo che abbiano mai incontrato alla Bocconi la dottoressa Tumini, non credo che conoscessero Maria Macdum, il prefetto Ferrigno ed altri. E allora? Vi risparmio i travestimenti da infermiere, i balli, la Nicole Minetti che a un certo punto si toglie gli abiti e rimane completamente nuda e compie una serie di scene di interazione personale, intima. Allora, io non voglio indulgere, non voglio utilizzare linguaggi scabrosi, però la nozione di atto sessuale è implicita nella nozione di atto prostitutivo. Non posso adesso parlare di mitra e pistole, perché è questa la legge Merlin. Il toccamento, ovvero la compenetrazione o l'avvicinamento erotico, erotizzante,
concupiscente tra una parte del corpo e un'altra persona che tocca è un atto sessuale. Lo dice la legge, non lo dico io, è la giurisprudenza. Dopodiché le due signorine manifestano vivo sconcerto, soffrono, una addirittura si sente male, sorvolo sulla gita all'interno della villa e su episodi che sono successi e che non interessano direttamente i fatti per cui si procede. Fatto sta che le due ragazze a un certo punto se ne vogliono andare e se ne vanno. Fede che assume un atteggiamento fortemente risentito verso le due ragazze, anche alla presenza del dottor Berlusconi, in macchina invece mistifica e dice che hanno superato una prova, che siete persone di stile, avete fatto bene a non comportarvi come le altre ragazze che sono, e le aggettiva, avete superato una prova, è sostantiva, e Ambra e Chiara rimangono sbalordite. È chiaro che si tratta di una mistificazione, perché c'è una differenza importante. Queste sono due ragazzine e quello ha 80 anni e quello è un signore di 80 anni con una vita complessa e articolata e di successo. Fede è stato un grande giornalista, alle spalle sa come manipolare, sa come comportarsi e quindi manovra una fictio per precostituirsi un'eventuale difesa. Tutto questo spiega che hanno paura e qualcosa dentro. Gli SMS. Ma qui si farà la guerra santa contro le ragazze che hanno descritto le serate in questi termini, descrivendole delle opportuniste non credibili. Opportuniste forse sì, ma non credibili no, sono molto credibili. Ma la risposta che viene data sulla sequenza di SMS è molto ragionevole. È molto ragionevole. Cioè Salemi, sodale di Lele Mora, ha paura che l'esito della serata comprometta i rapporti con Fede, che a sua volta media il rapporto con Berlusconi per l'interesse di Mora, e manda una serie di SMS a Fede dal contenuto mistificatorio, tanto che Fede capisce, non è sciocco, che c'è qualcosa che non torna, pensavo di averti annoiato, Daniele è un buon amico ed un buon consigliere. La danese nega recisamente di aver inviato questi SMS, secondo me è perfettamente credibile, ma anche se fosse vero che la danese e la Battilana volevano mantenere un rapporto con Fede, che volevano vincere Miss Italia, volevano uscire dalla povertà, volevano uscire da una condizione che non gli piaceva, erano animate da un'improba ambizione. Vogliamo fare del moralismo? Vogliamo fare del moralismo? Non refluisce sulla prova, perché la descrizione della serata è asseverata da altre testimonianze e dalle intercettazioni su quella stessa serata. E quindi, signore giudici, le due ragazze furono appena maggiorenni, furono individuate da Emilio Fede su presentazioni da Daniele Salemi, collaboratore di Mora, come soggetti idonei per età e caratteristiche estetiche ad essere immesse nel sistema prostitutivo, organizzato ed attuato per il piacere di una persona. Fede era perfettamente consapevole delle modalità operative del sistema, ovvero delle tre fasi del pari Mora. Queste ragazze andarono via sconcertate. Nulla fa presumere che queste ragazze siano state avvicinate, siano state condizionate da misteriosi centri occulti di potere, interessi antagonistici di partito, avvocati disinvolti. Non esiste questo, esistono due testimonianze perfettamente attendibili. E ripeto, i reati subiti dalla Battilana semmai ne esaltano la fragilità e non la inattendibilità. Sorvolo sulla testimonianza di Ambra Battilana, nel senso che agli atti è che è sovrapponibile a quella della danese, non perché si siano concertate, ma perché hanno vissuto lo stesso evento, e vado a Rimanfadil. Delle testimoni che hanno descritto le serate di Arcore, evidenziandone la vera natura e l'effettivo tenore, quindi disvelandone il mercimonio sessuale che vi si esplicava, emane Fadil, certamente quella più intranea, ha descritto se stesso. Abbiamo visto come Melania Tubini, Maria Magdum, Natascia Piatino, Ambra Battilana e Chiara Danese abbiano ciascuna partecipato ad un solo evento organizzato presso la residenza di Silvio Berlusconi, mentre l'Aiman Fadil ha partecipato a 8 serate dal febbraio 2010 al 5 settembre dello stesso anno. In rapporti di lavoro con Lele Mora dal 2007-2008, amica di Emilio Fede, Iman Fadil rientra nel giro dopo una breve pausa sentimentale nel febbraio 2010. Una sera si trova a cena in un ristorante frequentatissimo dai protagonisti di questa complessa vicenda,
e in un periodo in cui aveva ripreso a lavorare, stava girando un videoclip, un tale DJ Ben, veniva avvicinata proprio da quest'ultimo, anche lui presso il citato famoso ristorante, che la invita a sedersi al tavolo di Lele Mora. Fu il Mora, per il tramite del predetto comune conoscente, ad invitare Imane Fadil dove? A casa di Silvio Berlusconi. Anche in passato Imane Fadil aveva ricevuto, durante la pausa sentimentale, delle sollecitazioni a partecipare agli eventi, ma non vi si era recata, forse in ossequio, al suo transeunte innamoramento. La Fadil si recò presso la residenza di Silvio Berlusconi quella stessa sera con un'automobile messa a disposizione da Lele Mora, a bordo della quale c'erano chi? Lisandra Silva Lopez, che in quel periodo stava girando anche lei il videoclip, e due ragazze ungheresi. Anche Lele Mora si recò presso la residenza della loro Presidente del Consiglio su un'altra macchina con un autista. Allora è Mora ci porta la Fadil. Giunta a casa dell'imputato, Imane Fadil rilevò la presenza di Barbara Fagioli, che già conosceva in quanto l'aveva incontrata negli anni addietro proprio frequentando l'agenzia di Lele Mora, e di Nicol Minetti, che non conosceva ma in seguito all'emissione mediatica del caso Ruby riconobbe come soggetto presente ad alcune delle scene di Arcole cui aveva partecipato. Silvio Berlusconi ad un certo punto disse: andiamo al Bunga Bunga. La Minetti e la Fagioli si travestirono da suore e iniziarono a ballare nel mentre si denudavano, rimanendo in intimo. Anche Lisandra Silva si esibì mostrando le proprie parti intime. Alla serata era ovviamente presente Lele Mora. Quella sera la signora Fadil ricevette 2.000 euro in contanti in pezzi da 500. In quei frangenti e durante il corso della serata Imane Fadil ebbe modo di comprendere chiaramente come sia la Minetti che la Fagioli e le altre ragazze, di cui non ricordo il nome, ambissero a fermarsi per la sera. Imane Fadil fu riaccompagnata a casa da Lele Mora. Lele Mora, poi l'osmosi tra Mora e Fede, non compari ma Sodali e Corre. Nel maggio-giugno 2010 Imane Fadil ebbe modo di incontrare nuovamente il solito DJ Ben presso il solito ristorante, molto frequentato, e da questi fu invitata ad avvicinarsi ad Emilio Fede, che era nel medesimo ristorante, il quale la invitò dove? A casa del dottor Berlusconi. Per il giorno seguente, incalzante. Fede incalzante, e qui prende via il secondo evento. E abbiamo la descrizione degli eventi. Il terzo evento è del 25 agosto 2010. Già durante la scena la Berardi e la De Vivo avevano iniziato ad esibirsi in comportamenti sessualmente connotati. Poi inizia la seconda fase. La Berardi inizia un'esibizione più esplicita, ballando, deludandosi, rimanendo in biancheria intima e quindi attuando delle interazioni con le persone maschili, di sesso maschile presenti. Poi c'è il 26 agosto. Quella sera, e siamo al 26 agosto, Imane Fadil alla fine della serata vide Iris Berardi salire le scale della residenza di Silvio Berlusconi, tanto che ne dedusse e si sarebbe trattenuta per la notte. Abbiamo poi tutta una serie di eventi cui la Fadil partecipa sempre su invito di Emilio Fede, altri non sessualmente connotate, addirittura in alcuni si vedono dei video, si parla di calcio. La Fadil è una grande esperta di calcio, colpisce il dottor Berlusconi con le sue specifiche conoscenze in ordine al genere di Maradona, non mi ricordo, comunque riesce, diciamo, anche un po' a folgorare l'interesse dell'ospite ospitante. Poi abbiamo il settimo evento a casa del dottor Berlusconi, però a Villa Campari all'Esa. L'invitante è sempre Emilio Fede, le intercettazioni intercorse e captate su questa serata con Giorgio Puricelli sono estremamente chiare, perché il Fede mostra tutta l'ansia di portare una persona che possa interessare l'ospite, e questa serata è connotata da eventi anche un po', non so, roccamboleschi. Una signora precipita dalle scale o finge di precipitare, si sente male, la descrizione è agli altri. Abbiamo il 5 settembre 2010 ad Arcole, quella sera erano presenti 30 ragazze, 30, durante la cena Imane Fadil apprese che si festeggiava il compleanno di Aris Leida, c'erano Silvio Berlusconi, ovviamente Emilio Fede, Aris Spinosa, Barbara Fagioli, Nicol Minetti, Roberta Nigro, Lisa Barizzonte, Emilia Loddo, Barbara Fagioli, Barbara Guerra, Maristel Polanco, che aveva portato con sé 5 ragazze sudamericane ed un ballerino cubano. Riscontro nelle intercettazioni. Anche la Minetti si tolse le vesti, rimase con un abbigliamento intimo che si palesava per la sua particolare natura, indossato in funzione di quella specifica esibizione. La descrizione è agli atti, è inutile immorarvi. Vi sono una serie di progressivi, cioè di intercettazioni, che ne avvalorano la valenza. Vorrei soltanto dirvi, signore del Tribunale, che l'incasso delle intercettazioni è molto importante, perché dalle stesse risulta che Aris Spinosa, la notte del 5 settembre 2010, in corrispettivo della sua disponibilità a trattenersi per la notte, ricevette 9.000 euro.
Quindi vedete, signori, come il Signore del Tribunale, come le intercettazioni creino una circolarità virtuosa, l'evento descritto dalla Fadil trova riscontro nelle intercettazioni, Aris Ersleda si ferma a dormire e prende 9.000 euro. Era inoltre assolutamente notorio tra le ragazze che partecipavano agli eventi, nella indubbia accezione finora data, che la Teste ha peraltro descritto, che ad organizzare queste scene fossero Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora. Ebbene, la Fadil è una persona che frequenta molto Silvio Berlusconi, di cui parla bene, attenzione, cioè la Fadil non è che dice cose negative del dottor Berlusconi, di Silvio Berlusconi, parla molto bene, anzi ci tiene ad evidenziare la cesura esistente tra Berlusconi, Mora, Fede e Minetti. Cioè, un conto è Berlusconi, lasciamo stare i giudizi, e gli altri sono Mora, Fede e Minetti. La Fadil non è credibile perché probabilmente ha avuto rapporti intimi con Silvio Berlusconi, non è credibile che prenderà altri soldi, e nelle testimonianze sono costretto a un po' sintetizzare per esigenze di rispetto e di tempo, perché a fronte dei denari ricevuti e a fronte della frequentazione frequente, non è credibile che non abbia avuto rapporti? Beh, questo però è un assunto apodittico, perché comunque la Fadil non è smentita da nessuno, nemmeno da Saied, che è smentito invece lui per la incongruenza delle affermazioni che dice. Il sistema prostitutivo descritto dalla testimone è tutto compatibile ed omogeneo con quello emergente da una parte dalle intercettazioni telefoniche, ivi comprese quelle specificatamente riguardanti gli eventi cui ha partecipato la suddetta testimone, si vedono ad esempio le conversazioni intercorse tra Fede e Puricelli relative all'organizzazione dell'evento del 4 settembre 2010 all'ESA, e dall'altra si ha una compatibilità che si estende in progress alle serate su cui hanno riferito le altre testi, Tumini, Battara e Badalà, Relato, Magdum, Catino, Battilana e Danese. Non si conoscono ma descrivono lo stesso meccanismo. Iman Fadil è certamente credibile, il meccanismo che descrive è quello del mercimonio, invalso durante gli eventi cui ha partecipato. Tale descrizione svela al contempo sia la seconda che la terza fase, che il ruolo di procacciatori, di intermediari nell'altrui attività di prostituzione, in questo caso segnatamente svolti da Mora e da Fede. Certo, non siamo alla prostituzione di strada, è evidente che c'è una raffinatezza, una complessità, ma anche la Fadil viene apprezzata per la gradevolezza estetica, per l'inserimento in quel mondo e portata in un contesto connotato da quella finalità e istigata pertanto a parteciparvi nella consapevolezza che la sua disponibilità sarà premiata con laute erogazioni e la sua iniziazione avviene sempre con un cospicuo regalino all'inizio, come è avvenuto per la Tumini. In particolare si evidenzia la conversazione intercettata di cui al RIT 3188/10, numero 1072 del 6 settembre 2010, intercorsa tra Iman Fadil ed Emilio Fede, da cui emergono alcuni importanti profili probatori. La ripartizione trifasica delle serate, la preoccupazione coltivata dalla Fadil ed Emilio Fede circa la possibile divulgazione all'esterno del circuito costitutivo dell'effettivo tenore delle serate di alcol e l'esigenza di fare partecipare agli eventi solo soggetti degni di fiducia, impermeabili e riservati. Bene, signore del Tribunale, il blocco dichiarativo avverso, le testimonianze inattendibili. Si è già detto di come una serie di testimoni già protagonisti del descritto circuito abbiano recisamente ed apoditticamente negato l'effettivo tenore degli eventi, svoltosi presso la residenza dell'imputato di reato commesso. Con ciò rifiutandosi di ammettere l'evidenza dei fatti, ovvero di aver effettuato in favore di quest'ultimo attività di prostituzione o di essere comunque a conoscenza di quanto ivi avveniva. Tale versione dei fatti è smentita da importanti risultanze processuali, ovvero dalle testimonianze rese dalla Tumini, dalla Vanzina Battara, dalla Maura Badalà, De Relato, Teatino, Magdum, Battilana, Danese e Fadil, testimonianze avvalorate all'esterno dall'ampio compendio dialogico captato, che da una parte ne risconde al fondamento di veridicità in riferimento all'effettivo tenore degli specifici eventi cui i predetti testimoni hanno direttamente partecipato, e dall'altra fa emergere il generale funzionamento del sistema. Occorre quindi evidenziare come la tracotante negazione dell'evidenza finisca per avvalorare la consistenza dell'impianto probatorio profuso dalla pubblica accusa. Perché negare l'evidenza, addirittura sbilanciarsi in una sorta di reinterpretazione funambolica delle proprie parole, non può che tradire
una volontà oggettivamente distorsiva della verità dei fatti. Vi solleverei dall'analisi di queste testimonianze, che sono tutte puntualmente analizzate, perché intendo invece spingermi ad una rapida, non vorrei dire disquisizione, ma analisi di alcuni profili giuridici che mi preme analizzare. Andiamo adesso, e vado a concludere per lasciare spazio, il più importante, all'intervento del dottor Forno. Dopo aver lasciato fiato a noi però, Dopo lei conclude, poi noi rifiattiamo. Ma sì, quando lei vuole possiamo fare. No, se lei ha bisogno di fermarsi, allora lasciamo concludere lei e poi... Fermiamoci, la signora Presidente. Fermiamoci 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, no, solo 10 minuti. 10 minuti, benissimo, la ringrazio. Facciamo finire e terminare i pubblici ministeri. Allora, signor Presidente, signor Tribunale, mi accingo alle conclusioni, poi ci sarà la parte del dottor Forno che enucleerà, formalizzerà le richieste per come si conviene. Qualcuno potrebbe obiettare che nello svolgimento del mio ragionamento, il nostro ragionamento probatorio, abbia peccato di un eccesso di garantismo, di garanzia o forse di riguardo nei confronti del imputato di reato connesso Silvio Berlusconi, lasciandone fuori le imputazioni connesse. In realtà non è così. La correttezza non può essere immutata per una forma di riguardo. Si è semplicemente trattato di marcare la differenza dei due procedimenti. Ho già parlato di autonomia strutturale e di avere quel rispetto per le persone che deve permeare i rapporti tra l'ufficio, gli imputati e le parti processuali. Però adesso è il momento di affrontare alcuni profili nella stretta misura del necessario che incidono sulle imputazioni innocenti. E allora, Karima El Marug, riprendo da qua per poi svolgere un ragionamento giuridico, anticipando che depositeremo un appunto anche sulle modifiche legislative introdotte dalla Convenzione di Lanzarote, sì, certo. E in particolare sul profilo della presunzione, che adesso la presunzione di irrilevanza dell'ignoranza della persona offesa, che adesso affascia anche la fattispecie di quell'articolo 616. Dicevo, nella stretta misura del necessario. L'articolo 600 bis, comma primo, per il suo concretamento non ha bisogno necessariamente della realizzazione di un atto sessuale. Faccio notare, tra l'altro, che nella formulazione della richiesta di invio a giudizio, a parte il capo 1, il capo 2 è così strutturato, è da qui che dobbiamo partire, no? Delitto previsto e punito, 81 CPV 110, 600 bis, comma primo, per avere, mediante le condotte descritte nel capo che precede, con pressioni, agendo congiuntamente e disgiuntamente, indotto e favorito. E poi dice e fa riferimento all'effettivo compimento degli atti sessuali. In più aggiunge, in particolare, la minore partecipava alle serate, al luogo organizzate, articolate in 3 fasi. Quindi è scandito in 2 comparti. L'atto sessuale e la partecipazione alle serate in quanto tali, ed è da questo paradigma accusatorio che dobbiamo partire. L'atto sessuale. Io ho avuto rispetto, riguardo, attenzione a non riprocessare 2 volte una persona, e questo è il minimo che si possa fare nei confronti di chiunque. Però adesso devo analizzare alcuni elementi. Non v'è dubbio che El Marug Karima, nel corso delle intercettazioni, dica di avere negato ai pubblici ministeri la verità e di avere lasciato fuori dalle proprie dichiarazioni ciò che non ha voluto dire su Berlusconi. Allora Rubi, da una parte, dichiarativamente nega l'atto sessuale, ma nelle intercettazioni continuamente vi allude o lo afferma, e comunque fa riferimento al fatto che si sapesse della sua minore età. Quindi non è una sorta di scollegamento tra le ipotesi accusatorie, per cui se ne sconfessa una non si vuole importare l'una nell'altra, tutt'altro. Rimaniamo convinti di ciò che abbiamo sostenuto, totalmente, non fideisticamente, convinti, probatoriamente convinti, perché è Rubi che lo dice. E all'inizio, siccome non parliamo a caso, abbiamo detto come dobbiamo distinguere la Rubi dichiarativa dalla Rubi dialogica, come la Rubi dichiarativa vada analizzata per segmenti
riscontrati ab estrinseco e la rubi dialogica dica delle cose che non risentono delle finalità endogene o esogene perseguite nell'ambito delle dichiarazioni. E qui rubi fa degli espliciti riferimenti, non v'è dubbio. Abbiamo espliciti riferimenti al compimento dell'atto sessuale. Abbiamo detto come Ruby abbia sempre dichiarativamente negato di aver avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi e di avergli detto di essere minorenne o che lui lo sapesse. Abbiamo visto come alle scene di Arcole la stessa si sarebbe per la prima volta presentata dicendo di essere figlia di una cantante egiziana molto famosa, di un padre che la maltrattava, probabilmente brasiliano, e che aveva 24 anni, e abbiamo visto le testi del cosiddetto blocco dichiarativo avverso dipingere questa sorta di marmoreo gigante che dimostra, dicono 25-26 anni, si potevano spingere a dire 56-58 per essere più credibili, anche 80, e comunque la descrivono come ipermaggiorenne. Ebbene, tutto questo non trova un riscontro nelle intercettazioni. Allora non parlerei di prova logica, ma di prova logicamente apprezzata. Ciò dico perché non voglio che risulti neppure implicitamente o surrettiziamente una cesura logico-probatoria con altri dibattimenti, ben inteso. Non scambiamo la correttezza con la debolezza, sono due concetti completamente diversi. Quindi ribadisco, quelle intercettazioni hanno una pregnanza dialogica immediata e formidabile nel loro contenuto. E qui Ruby non persegue finalità condizionate da fattori endogeni, aspettative, potestas ricattatoria, da svolgere nei confronti di terzi o desogeni. E qui il pensiero mi va subito all'elemora. Giuliante come avvocato, ma non come intraneo, ha finalità di questo tipo. Lo voglio dire per correttezza, perché questo non emerge a carico dell'avvocato Giuliante, ma certamente Luca Risso sì. Sicuramente sì. Devo ancora, per correttezza processuale, ma emerge dalle carte, una correttezza, direi, non è un'ostentazione, è un sottolineare le evidenze, come la Elma Rucca Rima nell'intercettazione con Risso del 7 ottobre 2010 dica di avere ricevuto poco prima una telefonata da Berlusconi che in realtà non risulta, a meno che la Carima non avesse un altro cellulare. Abbiamo visto come Carima abbia prodotto all'agenzia di Lelemora, in persona di un suo fiduciario, un falso numero di cellulare che era intestato a una persona che lei aveva conosciuto, il che caratterizza la assoluta strumentalità di quell'atto, perché non sta né in cielo né in terra, è una persona che ha bisogno di un gancio, ovvero di un contatto, per potersi inserire in un mondo, fornisca un cellulare falso. Lelemora sapeva perfettamente chi era lui. Sapeva perfettamente quanti anni aveva, perché ha condiviso ogni fase di questo complesso meccanismo con il suo sodale Emilio Fede. E attenzione a un dato importante, lo scandalo cosiddetto Noemi è antecedente. Tutti sanno della pericolosità che l'introduzione di una minore in un determinato circuito può determinare. Io non voglio lambire nessun profilo che non sia oggetto di prova o fare ragionamenti induttivi o suggestivi, sarebbe da sciocchi farlo, perché certamente i tribunali, e segnatamente questo tribunale dinanzi al quale stiamo parlando, non si fanno suggestionare e danno peso agli argomenti che hanno un'efficacia dimostrativa e non alle mere suggestioni retoriche, ai funambulismi, alle acrobazie o a volte anche ad altro, alle strumentalità. Però è un dato di fatto che Ruby e Minetti abbiano 122 contatti dopo il 14 febbraio, contatti intensi, reiterati, che devono essere analizzati nel quadro dei rapporti continui che Minetti intrattiene con Fede e Mora nella gestione di questo complesso apparato. E allora l'assunto è il seguente. C'è stata certamente, incontrovertibilmente, un'osmosi conoscitiva tra i tre concorrenti, per come dimostra l'intensità, la correità, la concorsualità dei rapporti tra imputati e il contenuto dei flussi dialogici captati proprio riguardanti Ruby.
Quindi dicevo, nessuno vuole smentire niente, si è valorizzata l'autonomia ma anche la connessione probatoria che refluisce. Siamo sicuri che quelle intercettazioni possano essere, parlo di lui, valorizzate nei loro specifici contenuti e disgiunte dalla componente dichiarativa che può risentire invece di finalità ultrone. Questo è l'assunto accusatorio. Naturalmente l'abbiamo detto di delle ragazze, persone, delle giovani donne, persone offese, lo diciamo di Ruby. Ruby non può essere un totem euristico, cioè una statua dinanzi al quale inchinarsi di fronte alle cose che dice. Ne ha dette tante diverse tra di loro, e alcune le ha dette sempre, di non avere mai avuto rapporti sessuali, tantomeno a pagamento, con Silvio Berlusconi. L'ha detto sempre fin dall'inizio, ma nelle intercettazioni dice cose diverse. Noi distinguiamo tra ciò che risente di un interesse e ciò che oggettivamente non ne risente. Questo è l'assunto accusatorio. Bene, voglio a questo punto introdurre brevi notazioni giuridiche. Perché lo faccio? Ho già parlato, lo faccio perché è doveroso, perché le questioni giuridiche sono tra le principali argomentazioni in un processo penale, ovviamente, ma perché si collega proprio a quello che ho testé detto. Vedete, signori giudici, la induzione alla prostituzione si concretizza in un'attività di convincimento e persuasione finalizzata a superare le resistenze eventuali di ordine morale o comunque idonea a rafforzare la volontà di un soggetto che già si prostituisca a svolgere prostituzione. E allora l'istigazione, contrariamente a determinate impostazioni dottrinali che prevedono l'ammissibilità del tentativo di modo che l'induzione si consumerebbe soltanto con la consumazione dell'atto sessuale e prima sarebbe un mero tentativo, correttamente interpretata nell'ambito della giurisprudenza, è un'attività di persuasione, di convincimento, di eccitamento, anche suggestiva e maliziosa, a spingere una persona a prostituirsi, che non si realizza con la consumazione dell'atto di mercimonio sessuale, ma lo precede. E il legislatore, con una norma prodromica, diciamo così, sanziona la condotta di chi favorisce, non nel senso del favorire di cui all'articolo 3, ma incentiva l'attività di prostituzione perché è lesiva della dignità umana e nell'anteatta prospettazione della ratio legis del buon costume. Questa è la ratio dell'istigazione. Perché questa attività è socialmente pericolosa? Perché può far leva sulle debolezze, sulla povertà, l'indigenza, ma anche sulle debolezze dell'essere umano, e avvilupparlo in una rete di condizionamenti che la legge non approva. Allora la Tumini è stata istigata a prostituirsi. Questa è la verità, perché gli si è prospettato, la si è portata in un contesto prostitutivo nella consapevolezza che sarebbe stata retribuita attraverso, in conseguenza della sua disponibilità sessuale, e ha ricevuto dei denari all'inizio come processo di iniziazione e di inserimento. Sono questi i meccanismi. Persuasione, determinazione, eccitamento, rafforzamento dell'altrui decisione svolta nei confronti di un essere umano, facendo in lei sorgere l'idea di prostituirsi oppure aggiungendo ulteriori motivi o stimoli a farlo, ovvero addirittura a riprendere a farlo. Questo è un concetto che volevo innanzitutto chiarire. Attenzione, il bene giuridico, ma questo il Tribunale l'ha già detto sostanzialmente, nell'ordinanza di ammissione delle parti civili, ma è evidente, il bene giuridico protetto dalla legge 20 febbraio 1958 non può essere la tutela della salute pubblica o del buon costume, ma in un'accezione evolutiva e costituzionalmente orientata, la libertà di autodeterminazione dell'essere umano nel compimento di atti sessuali, ovvero la dignità della persona come tale ed in quanto tale che viene lesa da una intromissione volta a compromettere tale libertà o comunque a scalfirla. Questi sono i profili giuridici
della norma, della ratio legis. Quindi il reato di induzione si realizza con l'opera di persuasione, si consuma con l'opera di persuasione diretta a convincere, a istigare una persona. Vorrei dire due parole sul favoreggiamento. Perché? Perché il favoreggiamento può prospettare delle problematiche che certamente, lo sottolineo, l'ho detto per tutto il processo, legittimamente la difesa valorizzerà. Intanto l'ampiezza della previsione è evidente, favorisce in qualsiasi modo, dice la legge, ma l'ampiezza della previsione è direttamente proporzionale al disvalore della condotta, cioè vi si vuole includere qualsiasi interposizione del terzo. E quindi il reato di favoreggiamento della prostituzione si concreta in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, con la consapevolezza di agevolarne la realizzazione, ovvero comprende ogni forma di interposizione casualmente, causalmente determinata ad agevolare la realizzazione della prostituzione. La giurisprudenza vi ricomprende tantissimo. Vi ricomprende tantissimo, l'abbiamo in parte già detto. E devo dire che colpisce e ha progressivamente colpito ogni forma di interposizione personale, lucrativa, lo sfruttamento, o meramente agevolativa, che in qualsiasi modo sia ricollegabile all'erogazione di una prestazione sessuale. E il favoreggiamento può essere ben individuato anche in un solo episodio di agevolazione, a differenza dello sfruttamento, cioè una mera interposizione, perché la tutela è quella della dignità dell'essere umano. In qualsiasi modo deve essere inteso quindi correttamente come qualsiasi attività agevolativa di intermediazione. Ebbene, c'è chi ha opinato che l'ampiezza della norma, per essere reinterpretata in senso di offensività e di sufficiente descrittività, nullum crimen sine injuria, dovrebbe trovare più congrui margini di contenimento. E quindi la norma che punisce il favoreggiamento della prostituzione, in quanto caratterizzata da, viene opinato, margini di indeterminatezza, ma faccio riferimento che questo ne dovrebbe comportare una censura di legittimità costituzionale cui è sfuggita, debba essere reinterpretata in modo restrittivo al fine di renderla conforme al principio di offensività del reato. In questo senso il favoreggiamento della prostituzione ricorrerebbe quando le condotte di meretricio favorite offendono la moralità pubblica o il buon costume e la libertà di autodeterminazione dell'essere umano. Quindi l'azione di favoreggiamento dovrebbe essere potenziata in questo senso, di modo che non dovrebbe agevolare la realizzazione di un atto sessuale verso un solo cliente, perché questo non offenderebbe il buon costume, ma verso una pluralità indeterminata di soggetti che dovrebbero essere costretti, compressi nella libertà di determinazione. Se poi si vanno a leggere le sparute sentenze in analisi, si vede che il caso concreto che gli sta dietro, a parte l'estrapolazione del principio di diritto, è molto concreto. Si tratta di condotte di accompagnamento di una prostituta ricondotta con il mezzo proprio presso il luogo in cui lavora e via dicendo. Però attenzione, nel caso in esame, innanzitutto vi è stata una forte lesione della libertà di autodeterminazione delle persone da parte degli imputati. E premesso che la lesione del buon costume non è da ritenersi profilo essenziale per la norma costituzionalmente orientata, bisogna intendersi sulla nozione di libertà, non è ob torto collo, non è l'estrinsecazione di una violenza, non è una compressione manu militari, perché altrimenti avremo la ricorrenza dell'aggravante o peggio sconfineremmo in fattispecie ancora più grave, la violenza sessuale. Deve essere
un far leva sulle difficoltà di una persona, sulle sue suggestioni, un modo comunque di comprimerne la libertà di autodeterminazione sessuale in funzione della prospettazione che gli si fa dei vantaggi che possono derivare. Beh, Alfimini è molto chiaro, signor Presidente, le disperate, le favelas, si fa riferimento alla, nella percezione degli imputati sempre, la Tumini, la Minetti, mentre parla, ti ringrazio, con la Tumini è molto chiara nella esplicazione di questo concetto. E mi pare che la lettera della Berardi, per esempio, acquisita agli atti, diciamo indirettamente nel corso dell'intercettazione, sia un altro obiettivo riscontro a questa chiara, direi lineare interpretazione. La Berardi lo dice chiaramente: attenzione, io non c'ho soldi, o mi paghi o io mi prostituisco anche con terzi. Allora, per carità, io non voglio ora entrare nei meccanismi, lo ripeto ad abundantiam, che possono muovere chi della prestazione si giova, perché non è questa la prospettiva di questo processo, non deve esserla. E i concomitanti moventi, ma nell'ottica accusatoria, dal capo di imputazione, beh, vi è una forte compromissione della libertà delle persone, a meno che la libertà non venga intesa compressa solo col sequestro di persona a scopo di estorsione, o col 605, o col 610, o con le aggravanti dell'articolo 4. E io vorrei sottolineare anche un'altra grave incongruenza di una lettura minimalista e minoritaria di questa legge, altamente superata dalla giurisprudenza prevalente. Quindi una persona che viene sistematicamente fatta prostituire, e non parlo assolutamente del dottor Berlusconi, sto sviluppando un argomento, verso un uomo ricchissimo, per anni. Questo non è un reato di favoreggiamento della prostituzione, dico, ma di che cosa stiamo parlando? È evidente che vi è un vulnus fortissimo a tutti quei profili che la norma tutela e sanziona. Quindi non possiamo trasformare in un moloch interpretativo un'interpretazione rispettabile in quanto proveniente da organi giurisdizionali che si rispettano sempre nel torto e nella ragione, e trasformarla in un paradigma insuperabile. È il ragionamento raffrontato fra l'altro agli orientamenti prevalenti che ci dà ragione di un'interpretazione razionale, costituzionalmente adeguata, che tutela la libertà morale della persona, cioè la libertà di autodeterminarsi senza che un terzo possa condizionarne le opzioni. Se noi chiudiamo gli occhi e togliamo Mora, Fede e Minetti da questo sistema, dottor Berlusconi poteva fare quello che voleva, prescindere da Rubi, poteva fare tutte le serate che desiderava, nessuno sarebbe andato a sindacare, a fare qualcosa. È questo il momento di affioramento penale. Ecco perché ho esordito, non in maniera retorica o come dire con un eccesso di riguardo, perché è vero, ho esordito dicendo che qui non è in gioco la dignità, la rispettabilità, come dire, il prestigio di una persona in quanto tale, ma specifiche condotte. Ecco che questo sistema apprestato in favore di una persona lede l'oggettività giuridica del reato, la attinge, e sarebbe del tutto incongruo espungere dall'albero applicativo della fattispecie quelle condotte che si limitassero a favorire la prostituzione verso un solo personaggio, verso un solo beneficiario, perché la ratio stessa della norma ne verrebbe totalmente elusa e frustrata, e perché al di là di orientamenti minoritari non è questa la ratio legis che emerge dalla giurisprudenza. Vorrei anche citare a riguardo come il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfezioni con ogni forma di interposizione agevolativa o con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del maritrice e venga posta in essere dalla gente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di prostituzione senza che abbia alcuna rilevanza il movente. Addirittura viene considerato reato la presentazione di clienti
a una prostituta, la mera presentazione, giustamente perché rientra esattamente nell'alveo applicativo della fattispecie. Bene, e quindi dunque qualunque comportamento che si collochi con efficacia causale rispetto all'attività di prostituzione o l'agevoli rientra nell'ambito applicativo della fattispecie ed è definito da un dolo generico. Questo perché la norma tutela la persona della prostituta, parola che non mi piace, insomma, la persona che si prostituisce, la cui dignità umana e la cui libertà sessuale sono oggetto di tutela da parte del legislatore. E questo è il punto essenziale. Se noi riconduciamo quello che è emerso da questo dibattimento in istruttoria a questo paradigma normativo, noi ne deduciamo un'assoluta sovrapponibilità. Un'assoluta sovrapponibilità. Non è ragionevole ritenere, credere che tutto questo apparato complesso sia stato messo in piedi per che cosa? Per che cosa? Per delle serate di burlesque? Se noi analizziamo le prove, vediamo che le condotte rientrano sistematicamente, direi quasi meccanicisticamente, nell'alveo applicativo della norma. Se noi analizziamo la mera condotta della Minetti di interposizione con riferimento al pagamento alla gestione delle case di via Oggettina, vediamo come un gruppo di persone dedite al compimento di atti sessuali a pagamento abbiano, grazie alla mediazione di un soggetto intraneo a quel contesto, goduto di un simmetrico e continuativo vantaggio economico. È come, in sostanza, se una prostituta venisse continuamente pagata per ordine di un soggetto da un terzo che vi si interpone. E come? È così, non è? E come? Ebbene, se noi trasportiamo questa immagine dalle case auguste ed eleganti alle vie delle città, vediamo che vi è una simmetria assoluta sul punto. Questo per chiarire che la legge Merlin impone questa conclusione. Del pari, le attività di istigazione, di favoreggiamento, di mora e fede sono identiche. Tra l'altro faccio notare ed emerge dalle intercettazioni che il Fede va in giro, il dottor Fede, il direttore Fede, l'imputato Fede va in giro a presiedere concorsi di bellezza e via dicendo. E questo evidentemente lo fa perché ciò serve a reperire persone adatte alla bisogna. Ora, che l'abbia fatto in un determinato contesto storico e per quel che ci riguarda nel corso dell'anno 2010 e non l'abbia fatto con la signora Pedrone o con l'altra signorina che è venuta, non prova niente. La correttezza per 10 volte di una persona non dimostra la scorrettezza di quell'unica volta in cui la prova ne dimostra la scorrettezza. È un argomento, per carità, quello difensivo, assolutamente legittimo, si fa sempre, guardate che personcina per bene, il mio cliente non le ha mai fatte questa cosa, ma se io ti ribalto il ragionamento e ti offro la prova che invece l'ha fatto in positivo le volte di cui ha l'imputazione, diventa irrilevante l'argomento contrario, salvo complimentarsi della correttezza del dottor Fede per tutti gli episodi che non sono oggetto di contestazione. Si vedeva che non gli serviva in quel momento. Stesso discorso naturalmente per me. Ecco signori, signori giudici, per correttezza verso il dottor Forno, ma soprattutto verso la necessità di argomentare tutti quei profili che non ho trattato, concludo, faccio notare nei tempi che mi ero dato, perché sono le 4 e quindi è corretto concludere in questo orario, le 4 meno 10. Va bene. E concludo dicendo, certo, se mi permette, signor Presidente, due parole, questo è il sistema prostitutivo che l'ufficio ritiene di avere disvelato, ha disvelato con le investigazioni e cui fu inserita anche Elma Rube Carino. Grazie.